Mercoledì delle ceneri. La mia Quaresima. Devo vivere la mia Quaresima. Come? Con la parola di Dio, come profezia. Mi parla oggi il profeta Gioele, vissuto ben 9 secoli prima della venuta del Signore, è vissuto a Gerusalemme, è il primo dei profeti minori, viene chiamato anche il profeta della Pentecoste. San Pietro, nel giorno di Pentecoste, parlerà con lui, con la sua parola della effusione dello Spirito Santo, vivere la Quaresima per ottenere il perdono. Oggi non si pensa al peccato e non si pensa neppure al perdono. Sembra una profezia quella di Gioele, come indistinta. Certo ricorda quel segno, invasione di cavallette, ma devo capire, è una profezia allora che riguarda tutti i tempi, tutti i secoli. I segni di risposta alla voce del Signore, alla profezia, lui li indica, il digiuno, l'assemblea, quindi le preghiere, il sacrificio nella casa, lo sposo e la sposa che escono dalla loro stanza perché vogliono compiere un'offerta al Signore anche con il loro corpo nel sacrificio. L'invito di convocare i vecchi, i fanciulli, i lattanti perfino. Ma qual è il significato? Che io sono davanti a Dio, Dio c'è. E se un padre, lui come padre, mi corregge, è per amore. Oggi dobbiamo recuperare l'amore di Dio Padre, l'amore di Maria, l'amore di Maria nostra Madre che ci ricorda di ritornare a Dio con le sue particolari apparizioni. Perché non ripetere con tutto il cuore la preghiera del re Davide? Perdonami, Signore. Ho peccato, miserere mei Deus, abbi pietà di me, o Signore, ho peccato. È una grande verità riconoscere se stessi, purtroppo nel peccato, ma Dio è perdono, Dio è Padre, Dio mi perdonerà sempre. Se io ritorno a Lui, Lui mi abbraccerà. San Paolo lo sa bene, offrendoci il testo della seconda lettera ai cristiani di Corinto, la Chiesa ci dice che ogni sacerdote è ambasciatore di misericordia, per cui ci esorta a nome di Dio, è un collaboratore di Dio. Non dobbiamo quindi ascoltare invano questo annuncio, dobbiamo accogliere questa grazia di Dio nel tempo della misericordia. La Quaresima è tempo di grande abbraccio, di misericordia del Signore. Ecco il momento quindi favorevole per cui sarò esaudito, ecco il giorno della salvezza, per cui sarò soccorso. Gesù nel Vangelo, il Vangelo di Matteo, mi educa a stare davanti al Padre. Quando pensiamo a fare un po' di bene, di carità con l'elemosina, quando vogliamo pregare, quando vogliamo digiunare, fare qualche sacrificio, non per farci vedere, non davanti agli uomini per essere ammirati da loro, ma per stare presso il Padre nostro che ci vede dai cieli. Ecco l'insegnamento per la Quaresima che devo ricevere e poi vivere. Voglio vivere davanti al Padre come Gesù. Voglio vivere la mia vita nascosta come Gesù e Maria Nazareth. Se deve manifestarsi nel sacrificio e il Calvario, con loro un giorno spero di vivere davanti al Padre nella gloria, insieme a Gesù, insieme a Maria, insieme a tutta la Chiesa.